buonasera a tutti, ben trovati su Canale 3 Toscana. Primo piano speciale questa sera abbiamo nel nostro studio il comandante della Polizia Municipale del Comune di Siena. Io do il benvenuto al dottor Marco Manganelli, ben trovato comandante. Grazie. Buon anno, la prima intervista del 2024 insieme. Allora, tanti i temi da affrontare. Io partirei con un concetto che avevamo già in parte sondato nella nostra ultima intervista dell'anno appena chiuso, il concetto di prossimità, perché il corpo della Polizia Municipale rappresenta veramente un trade union importantissimo fra quello che è ovviamente l'amministrazione comunale e il popolo senese, delle persone che risiedono nel nostro territorio, ma anche ovviamente tutte le persone che per qualsiasi motivo sono fisicamente a Siena. Quindi partiamo da questo elemento, da questo principio che poi guida ovviamente il suo operato e quello di tutto il suo staff. Certo, il concetto di polizia di prossimità o comunque di attività di prossimità è un concetto importante che non dobbiamo noi come Polizia Municipale né tralasciare né tantomeno considerare che i nostri limiti di carattere territoriale siano un ulteriore limite alla nostra professionalità e alla nostra attività di Polizia Locale. Proprio il nome Polizia Locale connota questo senso di appartenenza, questa unione fra coloro che in qualche modo sono deputati a far rispettare l'ordine, la sicurezza, in modo particolare quelle norme che una collettività attraverso il Consiglio Comunale nell'esplicitare l'adozione di regolamenti si è data e si è voluta dare. Quindi il fatto di dover essere vicino alla cittadinanza e, come giustamente veniva fatto rilevare, a tutti coloro che in qualche modo lavorano, studiano, fruiscono di questa città, la visitano come città unica e per tanti aspetti rara al mondo, ci deve mettere nella condizione di ascoltare con una capacità diversa le esigenze di questa città, dei suoi cittadini, riuscire a comprendere come la città sta cambiando, come gli umori stanno cambiando, come le necessità dei propri componenti si possono modellare e riuscire anche con l'attività di ascolto e per cercare con la comunione poter riuscire a accettare anche quelle situazioni di disagio, quelle situazioni marginali, diciamo quelle criticità che poi, se tralasciate e non prese in dovuta considerazione, possono originare anche maggiori problemi per una città, per una collettività. Comandante, una parte interessante, complessa, ma penso anche stimolante del suo lavoro e di quello ovviamente di tutto lo staff che lavora con lei, è il fatto che accanto a una serie di ovviamente operatività, chiamiamole ordinarie, c'è poi tutta una serie, un ventaglio di situazioni particolari, speciali che vi trovate a gestire. Ci fa qualche esempio, magari anche qualcosa successo recentemente? Anche recentemente, ma indubbiamente la nostra attività praticamente spazia, come si suol dire, dal lago al milione. Cioè, noi ci interessiamo di commercio, ci interessiamo di animali, ci interessiamo di attività produttive, ci interessiamo di attività imprenditoriali, oltre che alle ormai classiche multe che tutti ci accumulano in questo dualismo.
Però effettivamente il cittadino, come ho avuto modo di esplicitare in precedenza, ci propone e ci fa anche delle richieste che per certi aspetti vanno anche al di fuori, al di là delle nostre incombenze. Noi siamo punto di riferimento quando un'utenza non riesce a servire un'abitazione, quando c'è un qualche cosa che magari all'interno anche di un ambito condominiale non funziona. Diciamo che siamo un punto certo di riferimento per il cittadino, in modo particolare anche per i cittadini anziani, e approfitto, sottolineo questo aspetto, che a breve avrà inizio anche un corso nei confronti di alcuni nostri agenti di Polizia Municipale per quello che riguarda la prevenzione delle truffe e dei raggiri nei confronti degli anziani, che ultimamente anche la nostra città, esatto, ha visto in crescita. Abbiamo delle sollecitazioni estremamente, estremamente importanti anche in sinergia con le altre forze di polizia, e quindi a breve cominceremo anche questo percorso, per noi per certi aspetti nuovo, e che ci metterà anche ulteriormente un po' alla prova su un terreno che diciamo nell'ambito cittadino è un po' vergine rispetto alle nostre competenze. A proposito di elementi, diciamo, no, assolutamente non ordinari, in questo caso veramente unici, di cui vi occupate ovviamente a Siena, la gestione poi del Palio e della sua relativa sicurezza. Ma il Palio è comunque un aspetto importante della gestione della Polizia Municipale. Pensiamo che ogni qualvolta termina la composizione delle 10 contrarie che partecipano al Palio, c'è un nostro ufficio che comincia ad allestire e a ragionare su come fra un mese la città dovrà essere connotata, come si dovrà i percorsi e quant'altro. Ecco, già questo ci deve mettere nella condizione di comprendere che chiaramente la gestione, per quello che ci riguarda, della festa del Palio è sempre molto, molto impegnativa, ci vede in prima linea coinvolti in tutti i giorni, a partire dai momenti propedeutici all'assegnazione dei cavalli. Basti pensare alle previsite presso la clinica del Ceppo. Ma diciamo che la Polizia Municipale, o comunque una parte dei loro componenti a vario titolo e con varie mansioni, segue quasi ininterrottamente per tutto il periodo dell'anno il Palio, che non è solo in quei 4 giorni, ma si esplicita anche in quei momenti, a mio avviso, molto importanti, dove ritroviamo quelle figure tradizionali del Palio. Mi viene da dire la scena dei Barbareschi, ci rincontriamo con i fantini che hanno vinto le carriere, con le dirigenze. Quindi questo rapporto di reciproco rispetto e anche, devo dire, di estrema collaborazione fra l'amministrazione comunale, ma in modo particolare la Polizia Municipale delle Contrade, è un valore aggiunto che ci aiuta spesso a risolvere anche delle problematiche abbastanza importanti durante il Palio. Parlavamo di tessuto della città, un altro aspetto importante, un lavoro che state portando avanti insieme alla giunta comunale, è anche lo studio, la riflessione sulla ZTL e ovviamente la tutela del patrimonio UNESCO, di Siena come patrimonio UNESCO. Allora, su questi punti quali sono gli elementi importanti su cui state lavorando? Dunque, siamo partiti da un presupposto,
che ci ha fatto riflettere e ci ha stimolato a poter trovare nel limite del possibile le possibili e auspicabili soluzioni. Ci siamo resi conto che la città di Siena nel suo complesso è veramente un ricamo e tutto ciò che ad oggi ci appare fermo, ci appare cristallizzato, non lo è. Quindi qualsiasi strada, qualsiasi pietra, qualsiasi mattone che può subire per il passare del tempo, per l'usura, per affrontare quelle criticità che giornalmente affronta una città nella sua vita, nei suoi spostamenti, ci ha indotto a pensare giustamente che ciò che abbiamo è un tesoro inestimabile. Pensiamo che dal 1995 il centro storico della città è patrimonio UNESCO, quindi da questo insieme naturalmente all'assessorato, nostro assessorato di riferimento e agli altri uffici della mobilità dell'amministrazione comunale, abbiamo cominciato a riflettere sull'uso e sull'utilizzo degli spazi all'interno della zona a traffico limitato e abbiamo cominciato a ipotizzare una riconduzione di alcune vie, di alcune piazze, di alcuni luoghi che non sono solo luoghi di memoria o di ricordo, ma sono luoghi così talmente fragili che devono essere necessariamente preservati e devono essere necessariamente conservati. Quindi abbiamo cominciato un ragionamento per capire quali sono gli spazi, quali sono le metodologie che ci possono aiutare a ricondurre alcune di queste aree del centro storico. Abbiamo cominciato con delle piazze importanti come Piazza Capo della Quercia, andremo a prendere in esame la zona di San Domenico, Piazza Provenzano, pensiamola quanto è affascinante e quanto è bella la Basilica di Provenzano, Piazza San Francesco, diciamo quelle zone che ad oggi appaiono maggiormente appesantite, diciamo, dal quotidiano. Non andiamo a identificare residenti, appesantite dal quotidiano. E quindi sulla base di questo ci stiamo attivando in questo senso. Così come stiamo attivando anche ulteriori verifiche, sempre all'interno del centro storico, che riguardano il decoro della città, riguardano quelle che sono anche le manutenzioni degli immobili, un diverso approccio e una diversa diciamo interpretazione di quelle che possono essere le attività di manutenzione all'interno del centro storico. Pensiamo ai numerosissimi danni, alle tante criticità che la popolazione dei piccioni sta facendo nelle tante città dove sono presenti. Quindi ci dobbiamo sforzare per guardare a questa parte importante e delicata della città con un occhio diverso, con una sensibilità diversa e condividendo anche con la cittadinanza, con le sue istituzioni, con le associazioni e con quant'altro un modo diverso di poterla pensare e di poterla mantenere e garantire come è fino ad oggi. Rimango sul tema della rilettura del centro storico, su un'altra tematica importante che state analizzando, quella riguardante il suolo pubblico. È stato un tema molto dibattuto ovviamente dal post-Covid in poi. Quali sono un po' le riflessioni e le operatività che state dando? Dunque all'interno del centro storico con l'avvento del Covid si sono messi in moto dei meccanismi per i quali
gli imprenditori sono stati in qualche modo aiutati a superare tutta una serie di difficoltà che ormai ci appare abbastanza chiaro che forse ci siamo lasciati alle spalle. Ecco, a questo punto è necessario ripensare all'utilizzo di questi spazi, di queste vie, perché ci sono due ambiti, due aspetti che ci interessano in modo particolare. Uno è la sicurezza della circolazione. Non dobbiamo tralasciare mai un aspetto che la zona a traffico limitato, lo dice lo stesso nome, è una zona a traffico limitato, cioè è aperta al traffico e che comunque bisogna poter usufruire di queste aree in situazioni, diciamo, di emergenza, in situazioni particolari. Quindi la fluidità e la sicurezza è uno dei primi elementi che ci siamo posti. Non è secondario il fatto che in alcune zone, in alcune aree, probabilmente la presenza di tavoli o comunque di arredi al servizio di attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o quant'altro, probabilmente è un elemento diciamo in più che può contribuire a modificare un po' l'assetto di queste aree. Quindi è da ripensare anche da questo punto di vista. Naturalmente con quei margini di intesa e di concertazione che mi sembra di aver intravisto anche dai rapporti fra amministrazione comunale e associazioni di categoria. Però ripensare un po' all'utilizzo di queste aree, di questi spazi per renderli più gradevoli sicuramente è la strada da percorrere. Due ultime domande. La prima, riprendendo un po' uno dei temi che ci aveva prospettato appunto nell'ultima intervista insieme a chiusura del 2023, era il fatto che tanti innesti, tante persone, uomini e donne, giovani, sono adesso all'interno del suo staff. Allora, un primo punto, come sta andando il lavoro con queste nuove leve? Ma dunque, io mi sono sempre trovato molto bene con questi ragazzi fin dal primo momento che hanno preso in servizio nella Polizia Municipale di Siena. Ho cercato e spero di esserci riuscito di dare a loro tutte le indicazioni possibili e immaginabili, non tanto dal punto di vista professionale, ma per l'approccio a questa città, che è una città fatta di tante cose, con numerose sfaccettature, ma che tutte insieme la rendono veramente una città rara al mondo. Ecco, un approccio diverso verso questa città e un sentirsi la città anche qualcosa di proprio, qualcosa che ci appartiene. Sono stati gli elementi che mi hanno un po' guidato nel rapporto con questi nuovi colleghi. Alcuni vengono da fuori, quindi hanno avuto anche maggiori difficoltà, ma mi sento di dire con grande soddisfazione, e non dipende solo esclusivamente dal sottoscritto, anzi, sono riusciti bene ad entrare nel proprio ruolo, a rubare con gli occhi anche alcune particolarità, e credo che possano contribuire a migliorare la vita della città stessa. Un'ultima domanda molto personale invece, comandante. Lei ha alle spalle una pluridecennale rapporto ovviamente con l'amministrazione comunale, con questo lungo percorso della sua professione, che lei però ha sempre vissuto proprio con una grande dedizione, con una partecipazione personale molto, molto forte. Guardando questo percorso, qual è la cosa che la emoziona di più?
Ma la cosa che mi emoziona di più, ma non ho una cosa in particolare, sono sincero. Io in ufficio custodisco gelosamente un telegramma che riporta la firma di un, secondo me, di un grande sindaco di Siena, il professor Barni, che mi preannunciava di prendere servizio il 1 gennaio 1981 alle ore 8 presso il comando di Via di Città, e la mancata presentazione corrispondeva a rinuncia. Saluti, sindaco Barni. Da lì è cominciata questa avventura, e devo dire del sindaco Barni è un gran bellissimo ricordo, ma come del resto di tutti coloro che lo hanno seguito, nessuno escluso. Devo dire che al comandante della Polizia Municipale di Siena sicuramente una cosa che gli verrà a mancare quando non lo sarà più comandante è probabilmente quel Fantini a cavallo che viene dato pochi attimi prima del 2 luglio e del 16 agosto. Credo che questa frase me la porterò dietro, gelosamente custodita nel cuore. C'è emozione nella sua voce e nei suoi occhi. Comandante, io la ringrazio, ci rivedremo presto per proseguire un aggiornamento sulle tematiche che abbiamo affrontato. Intanto ovviamente un augurio di buon anno a lei e a tutta grazie. La Polizia Municipale, un grazie a voi per la vostra attenzione. Io vi lascio al palinsesto di Canale 3 Toscana e vi do appuntamento ovviamente come sempre per le news alle 19.